Per mangiare in mensa i lavoratori devono esibire il Green Pass, una scelta da parte del governo comunicata attraverso una FAQ inviata da Palazzo Chigi dopo il caso di un'azienda in Piemonte, la Hannon Systems, che aveva imposto l'obbligo ai suoi dipendenti. I sindacati, con in testa la FIM CISL, avevano proclamato lo sciopero denunciando il rischio di una discriminazione interna dei lavoratori e di confusione nella gestione stessa del lavoro. La decisione del governo, che in pratica equipara mense aziendali e ristoranti, non ha placato la protesta. In assenza di un processo legislativo, ribadiscono i sindacati, una semplice FAQ, un comunicato, non bastano a fare chiarezza, anzi. I lavoratori lavorano gomito a gomito per 8 ore, non può essere la mensa il problema. Chiediamo di essere convocati per discutere un protocollo specifico. Lo abbiamo fatto per la sicurezza del Covid nelle aziende, che sono luoghi sicuri. Non vediamo come si possa risolvere un problema con una FAQ, abbiamo necessità di confrontarci. Parti sociali, governo, imprese, troviamo una soluzione. Le aziende non hanno diffuso contagi, sono luoghi sicuri, non vediamo perché adesso con iniziative unilaterali si tende a dividere i lavoratori, non siamo d'accordo. E per le aziende ben venga la vaccinazione e quindi il Green Pass a garantire il lavoro in sicurezza, ma anche per gli imprenditori il quadro appare poco chiaro, certamente in via di definizione. Personalmente sono favorevole, come siamo favorevoli al discorso della vaccinazione in azienda. È l'unico modo per poterci tutelare e per poter tutelare tutti i nostri collaboratori. Bisogna vedere però di non caricare troppo poi le aziende di costi per i controlli. Già abbiamo avuto controlli, sanificazioni, mascherine. Noi siamo pronti a fare la nostra parte. Vogliamo solo degli strumenti chiari che non mettano poi in discussione o creino ulteriori problemi all'interno delle aziende. La domanda che ci facevamo è se qualcuno non avesse la vaccinazione, non avesse il Green Pass, come ci dobbiamo comportare? Dobbiamo chiedergli il tampone, un tampone al giorno? Chi lo paga questo tampone? Come possiamo gestire una cosa di questo tipo? Personalmente all'interno della mia azienda ho quasi tutti vaccinati, ma ne ho due che non sono vaccinati. Il problema è come gestire tutto per fare in modo che le aziende possano andare avanti rispettando la privacy e nello stesso tempo ci permetta di rispettare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sicurezza sul